la curiosità, una delle curiosità di queste, la difficoltà di, cioè è più difficile, è più stimolante, che difficoltà ci sono quando magari lavori con artisti stranieri, anche il modo, l'approccio della musica, come cambia, nel senso che... Guarda, non, io devo dire che ho avuto la fortuna anche qua in Italia di lavorare, soprattutto prima ancora che definirli musicisti, con delle persone che hanno l'attitudine, l'approccio, come dici te, giusto, nel senso che quando io ti contatto, diciamo, entro in contatto con te per proporti di suonare su un mio brano, su un mio album, comunque è un momento in cui ti sto già dimostrando tutta la mia stima, no? Il mio interesse. Già averti scelto. Non di aver scelto di chiedertelo, no? Nel senso. Okay. Per cui è comunque un momento, un'attestazione di stima e di rispetto, per cui è bello quando, se non altro, anche si capisce che, anche se non è reciproco, perché magari, voglio dire, io ho chiamato Steve Johnson, non è che magari non mi conoscevano, però quando poi gli mandi la tua musica, capire che c'è un rispetto, se non altro nell'ascoltarla, nel dirti mi interessa, non mi interessa, sì, no. Sono stato fortunato, ho avuto quasi tutti sì, diciamo. Gli no che ho avuto sono stati magari dovuti al fatto che non era possibile in quel momento registrare, insomma, tutta una serie di motivi di logistica. Secondo me gli stranieri sono più attenti a un certo, non voglio dire un decalogo, a delle regole, però nella comunicazione fra, non voglio dire professionisti, però persone che, il momento stesso nel quale io ti approccio e ti dico ti va di suonare sul mio brano, in qualche maniera stiamo dialogando, dovrebbe essere un dialogo fra persone alla pari, nel senso che, no? E quindi c'è una sorta di rispetto, una forma di comunicazione comunque rispettosa, una cosa che con gli stranieri ho trovato sempre, con gli italiani quasi sempre, diciamo. Un po' di qua a volte non capita. Beh no, io, sai, comunque, ti ripeto, non è che uno debba per forza di default, né io sono uno, come dire, imperdibile come collaborazione, no, può capitare, però insomma c'è una maniera anche sempre molto attenta e rispettosa per il lavoro degli altri, che spesso in Italia... non spesso, insomma, ecco, non voglio dire spesso, però può capitare che in Italia non ci sia, ma è dovuto al fatto che magari noi come musicisti, come categoria, siamo costretti a convivere, a muoverci in un clima, in un ambiente musicale di lavoro che qui in Italia, insomma, parecchio abbrutito, per cui di conseguenza forse anche noi siamo gentili, vabbè, cerco di essere, siamo all'inizio, poi chissà alla fine, e quindi insomma, sai, è inevitabile anche perdere un pochino la voglia di, non si ha tempo, non si ha, da un punto di vista, diciamo, di maturità musicale, cioè di attitudine più strettamente musicale, con beh, io insomma, ti ripeto, Bob Minzer, Kwong Vu, che è il trombettista del Pat Metheny Group, Pat Mastelotto, il batterista di King Crimson, con il quale anche due progetti, insomma, abbiamo fatto un sacco di concerti insieme, devo dire che c'è un di partenza c'è la voglia di mettersi a disposizione del compositore, produttore, artista, chiamiamolo come preferiamo, insomma, per cui c'è sentirsi dire da un gente che ha suonato, appunto Pat Metheny, Yellow Jackets o i King Crimson, dire Lorenzo dimmi tu quello che vuoi, che da un lato ti fa tremare i polsi perché dice perché dico qualcosa di, cioè, qualcosa di interessante, di intelligente, però insomma, capito, poi dopo ovviamente sta a me dirgli guarda l'idea è quella, la regola che cerco sempre di applicare, che è una cosa che lessi in un'intervista a Miles Davis, per cui per carità non è un'idea mia, cioè lui diceva un leader, nel caso quando stai lavorando su un come progetto leader, sì, comunque deve avere molto ben chiaro quello che non vuole, non quello che vuole, cioè capito? Nel senso, assolutamente cercare di sapere quello che ciò che dove non andare, dove non preferisci che non si vada, a parte che poi quelli grandi musicisti spesso ti ci portano e ti fanno scoprire che in realtà era, però diciamo averci più chiaro quello che non si vuole che non quello che si vuole, quindi lasciare comunque libero la persona alla quale hai chiesto di collaborare di tirar fuori il suo, perché se l'hai contattato vuol dire che in qualche modo sei interessato alla sua poetica, al suo modo di approcciare la musica, al suo suono, per cui lasciarlo libero di tirarlo fuori questa cosa, spesso cioè non c'è da un lato c'è la voglia di avere il guest,
però dall'altro non c'è la voglia di lasciargli un po' un foglio quasi bianco. E quindi c'è la necessità, il desiderio di indicazioni, certo, però insomma cercare di metterlo in condizione di divertirsi, di essere se stesso, non forzarlo dentro. Sono casi eclatanti di artisti italiani noti che chiamavano batteristi, voglio dire, creativi, e poi dopo li mettevano in griglia e facevano con Pro Tools, mettevano tutto, capito? Sì, sì, ecco, quantizzi, dopo ti perdi, poi a quel punto lo puoi fare con la batteria elettronica, non dico batteria elettronica, però insomma. Ma non ti serviva quel tipo di qualità musicale. Allora, tra l'altro abbiamo già cominciato, io sistemo, visto che la diretta funziona e ci sono i primi collegamenti, le persone lo guardano, io lascio la diretta, andiamo anche lì, no? Attenzione che Flea è stato distrutto l'ultima volta, per cui guarda, la suona in un altro modo. E vabbè, magari fossi Flea. Lui è, mi sembra uno fra i 5 bassisti più ricchi al mondo, al di là di quello, ma l'ha fatto comunque. Ma io l'ho vista quella versione, è ovvio che me ne piacciono altre di più, però è stato se stesso. Una cosa che io ammiro molto, al di là delle composizioni, i Red Hot Chili Peppers mi piacciono, li seguo, insomma, però che loro hanno questo approccio che è rimasto lo stesso, anche che gli permette di essere, diciamo, davanti a 300.000 persone, comunque loro sono loro stessi, vuol dire che fanno casino sul palco, se inventano le cose, cose che di solito quando c'è una platea tale, alle volte tendi a fare una cosa sicura, precisa, quella stessa, che quindi loro rischiano. È chiaro che lui ha rischiato e si è esposto, ma succede comunque di venire, come dire, criticati, però è comunque un segno di attenzione. Certo, sai, nel caso dell'inno, insomma, poi l'occasione era l'ultima partita di Kobe Bryant, insomma, voglio dire, ha preso un bel rischio, però dai, onore al rischio che si è voluto prendere. Senti, tornando a Coi, no? Io l'ho ascoltato per già da un po' di mesi che ce l'ho, no? E infatti a suo tempo ti disse, a me mi ha colpito molto la fusione degli stili che fai, no? Quindi si sente il jazz, si sente l'elettronica, si sentono varie, diciamo, influenze, no? Che un po' rappresentano anche il tipo di percorso musicale che hai fatto, no? Certo. Quindi tu sei passato dal jazz al pop, a tanti, diciamo, aspetti, no? E mi viene da chiedere, qual è la prima scelta, no? Nel senso che possibilmente uno, volendo fare un genere nella vita, qual era quello che ti, di primo istinto, ti senti di più e che non, diciamo... Bella domanda. Ma guarda, sei molto, diciamo, versatile da quel punto, sei molto aperto musicalmente. Sì, no? Ti ringrazio, non è una decisione, però insomma non sei il primo a dirlo, mi fa piacere, non mi sono mai analizzato, diciamo, in quel senso. Guarda, intanto jazz, io non sono un musicista jazz nel senso, diciamo, da vocabolario, da dizionario, perché comunque chi è Free? Non rispondo, vediamo se possono rispondere. Intanto come continuo a rispondere io, dicevo che comunque il non sono un musicista jazz che, diciamo, che è rimasto. No, scusate la parentesi, le uniche persone che possono suonare qui sono i testimoni. Erano loro? Sì, già sono. Sembra una cosa provata. Magari è stato così veramente. Vabbè, non gli era piaciuto il mio inno americano. No, dicevo, non sono non ho una formazione jazzistica nel senso più tradizionale del termine. È ovvio che è una musica che ho studiato, che studio, che approfondisco, perché comunque la musica che armonicamente ti mette di fronte a un, diciamo, difficoltà, più difficoltà, più stimoli, insomma, più approfondimenti possibili. Io ho cominciato suonando rock, partito con i Led Zeppelin, questa cosa insieme a mio fratello, per cui comunque devo dire che quello... Tuo fratello musicista cosa? Mio fratello suona la chitarra e canta, ma non è un musicista professionista, diciamo, poi io, diciamo, sono passato da destra in qualche maniera, e ha fatto anche l'attore, ma lui è un insegna all'università, insomma, si occupa di informatica, di gestione dei beni culturali, quindi... Però è un rocchettaro, insomma, e quindi Led Zeppelin, Uriah Heep, mi ricordo queste cose qua, poi comprai... Siccome lo ascoltavano tutti a Roma, in quel periodo comprai un disco di Renato Zero. Devo dire che lì per lì, dopo poco, l'ho abbandonato, ovviamente.
ovviamente perché mi sono spostato su altre cose, però continuo adesso, per esempio, dove c'è, adesso non mi ricordo il disco come si intitolava, però dove c'era il carrozzone, tutte queste canzoni, uno dei dischi più significativi della sua carriera, ed è un disco bellissimo, comunque poi è un personaggio, un artista vero, insomma, uno dei pochi veramente artisti che abbiamo in Italia. Poi mi sono comprato un disco dei Divo, quindi New Wave da e poi ho cominciato gli Strange, insomma, i Talking Heads, insomma, tutta la serie, e poi dopo, insomma, è arrivata Vidi nel 1980, credo fosse nell'80, i Weather Report a Roma, l'ultimo tour che fecero con Giacomo. La 6, se non sbaglio, o la parlo proprio con i Weather Report. Okay. E lì insomma, ovviamente sono rimasto fulminato, perché comunque al di là della musica che era per quei tempi, ancora adesso lo è, ma per quei tempi vedere a Palasport queste improvvisazioni, queste cose, era veramente un rito sciamanico, insomma, sembrava di essere su un altro pianeta. E poi comunque il carisma di Pastorius era tangibile, anche stando tra il pubblico, insomma, lui era una presenza, a parte che era l'unico che stava in piedi, a parte quei short, che non è che uno che si muove tanto. Adesso ancora meno, ma già allora non è uno che voglio dire balla sul padre, però voglio dire, insomma, Mario m'ha asfaltato sia con dei riporter che già, per cui sai, se devo scegliere un genere, diciamo che quel mondo lì che sta fra Weather Report, quella fusion, però quella parola bella fusion, nel senso una musica dove sente l'Africa, dove c'è una certa pulsazione, però c'è l'impatto del rock. A me piace la musica. Nella prima definizione lo chiamano il jazz rock, che forse ci sta, forse è la cosa. Anche se poi dopo è diventato un'etichetta per alcuni gruppi, no? Mm-hmm. Per me è la fusione fra la sofisticatezza armonica del jazz, le possibilità timbriche anche del jazz, e l'impatto del rock. A me quello quando dico che sono un rockettaro, vuol dire che a me, anche quando metto il distorsore sul basso, cioè mi piace il momento che c'è, quando c'è l'impatto, la botta, l'impatto, non è che ci deve essere sempre, però mi piacciono i Metallica, mi piacciono anche gli Slay, cioè mi piacciono anche i Meshuggah, i gruppi quelli che c'è botta dall'inizio alla fine. Per cui non ti saprei dare una risposta precisa su questo. Diciamo che forse quel momento lì negli anni 80, fine 70, anni 80, in cui c'era questa musica suonata da jazzisti, però che cercavano di comunicare soprattutto, quindi musica fatta nel tentativo di comunicare e di creare in qualche modo un tutt'uno con la platea. Mi piace molto la musica che dice qualcosa, che cerca di arrivare al pubblico, non che cerca di essere una talmente dimostrazione di qualcosa, o anche sì, ma anche complessa, in modo che il pubblico, quello che gli arriva, è che esce da lì e dice io non ho capito niente, non mi sembra una vittoria, ecco. No, capito perfettamente lo stesso, ma infatti poi nel disco ti dissi, sembra quasi, passami il termine, un disco di un non bassista, cioè no, nel senso che non è pensato, solitamente quando uno fa un disco, poi la musicalmente anche la discografia un po' l'ha dimostrato, tende a mettersi sempre un po' in mostra. Sì. Io, è un po' il biglietto da visita, io lo chiamo biglietto da visita molto figo, capito? Invece nel tuo no, passa comunque sia un'idea proprio di storia, di arrangiamento, quindi. Sì, anche perché spesso il basso è l'ultima cosa che metto, nel senso che proprio. Quindi comunque scrivi tutto tu, prepari tutto tu. Sì, sì, diciamo che lavoro molto ovviamente di software, quindi di Virtual Instruments, cose del genere. A volte metto un basso di riferimento, però non costruisco il brano, soprattutto in COI, in funzione di quello che fa il basso elettrico. Può essere ci sono brani di COI, ma anche del prossimo disco al quale ho cominciato a lavorare adesso, in cui il basso non fa niente di, tra virgolette, eclatante, cioè niente che sulla quale uno potrebbe fare un video di tutorial per spiegare come l'ho fatto, che magari sono tre note, però sono le tre note intorno alle quali magari costruisco l'intero brano, e quindi ci sono altri strumenti che fanno poi cosa di domanda, scusami, però spesso capita, no, che quando poi fai solo tre note, soprattutto l'italiano dice ma fa solo tre note, nel senso, come poi la vivi quest'altra fase, perché immagino che un po' di osservazioni magari anche l'ascoltatore un po' meno attento, no, le fa, le possa fare, certo, nel senso, ha il diritto di farle, le deve fare. Non so, non credo di aver dimostrato, non è che era diciamo, l'idea era quella, però credo di aver dimostrato che se c'è da fare qualche nota in più c'è la possibilità di farla.
per cui ho anche insomma, brani del mio repertorio che faccio sempre dal vivo, che sono tipo Groovefest, che insomma un brano dove ci sono più note lì che in tutto un tour di Fabi, di Niccolò. Però mi piace pensare al basso come uno strumento, anche altre azioni, però da bassista diciamo, mi piace pensare al basso come uno strumento che è in funzione, serve per la composizione, per la canzone. Credo che il fatto di aver suonato tanto con ottimi e bravi cantautori, quindi essere al servizio di una canzone dove c'è anche qualcuno che canta, ci sono delle parole, un testo, secondo me è fondamentale ovviamente che tutto sia in funzione del testo, cioè quando c'è qualcuno che dice qualcosa non puoi suonare con un approccio che cerca di togliere spazio o importanza, capito? È tutto in funzione di quello, la punta della piramide e la punta dell'iceberg è il testo, è il cantante che la canta. Io ho avuto la fortuna di accompagnare per 11 anni Niccolò Fabi, appunto, che di testi, di belle canzoni, insomma, ne ha fatte tante, e credo che mi sia rimasto, adesso non voglio dire che è stato un processo di, diciamo, è un qualcosa che viene, probabilmente viene naturale anche lavorando con degli artisti che ti hanno ben chiaro, se non altro, quello che non vogliono. Quindi quello che ti chiedono di fare non ti indicano esattamente quello che devi fare, però quando c'è un bel testo ti viene naturale ascoltarlo mentre suoni. Quando tu ascolti un bel testo mentre suoni vuol dire che stai facendo quello che farà il pubblico, che farà quello che farà chi ascolta. Lo stai vivendo anche te in qualche maniera, quel momento magico di chi ascolta la canzone e ascolta il testo. Quindi se tu quando suoni sai di che cosa sta parlando l'artista, il cantante, secondo me questa scuola, questa formazione che ho fatto per tanti anni, insomma, di suonare accompagnando i cantanti, mi ha portato, credo, ormai averci dentro di default, insomma, proprio nel mio DNA, il fatto di cercare, perché voglio dire, non è che, però di fare quello che la canzone o la composizione chiede, non quello che non imporre i miei chops, insomma, sempre e comunque. Ma nonostante tutto, passami il tempo, ti scrissi, mi sa, diverso tempo fa, no? Per la linea di il negozio d'antiquariato che sta nella cura del tempo. Sì. Tu hai fatto un video, poi mi ricordo. Ho fatto un video che è una, secondo me, delle linee più belle, diciamo, nella musica leggera, no? E tu mi incitavi Paul Simon e Graceland, no? Me lo ricordo perché avevo bisogno di studiare tutto quel modo di accompagnare, anche quei fraseggi che facevi nella parte alta, no? Quindi sostanzialmente poi dopo lì, quando ti viene dato un po' di spazio. Certo, no? E ho avuto anche la fortuna di collaborare con artisti che sensibili hanno poi, voglio dire, nel caso di Niccolò, che è quello appunto con cui ho suonato per più tempo, 11 anni, sono tanti, insomma, considerando quanto in Italia gli artisti cambiano i musicisti come le squadre di pallone e gli allenatori spesso. È una persona comunque colta, che ama la musica, gli piace la musica, l'ascolta, quindi quando gli dissi una cosa alla Paul Simon, lui non è che, cioè, ha detto fammi sentire, no, io non ha detto sì fammi sentire. Quindi era il periodo di Graceland, comunque io stavo in film, cioè, mi piace tantissimo Paul Simon, poi quel periodo là con i musicisti sudafricani, e, insomma, con Bakiti, Kumalo al basso, Fred, insomma, voglio dire, era grandissimo album, ti arriva, insomma, sì. E poi c'è You Can Call Me All, è proprio quell'album lì, sì, bellissimo. E tra l'altro, no, quindi esperienza come turnista, arrangiatore, band leader, eccetera eccetera, poi una fortissima esperienza dell'insegnamento, no, da sempre, quindi. Beh, insomma, sì, sono tanti anni, diciamo gli ultimi 5 o 6 anni al St. Louis a Roma, però prima anche in altre strutture, sì, insomma. Quindi considerando che il St. Louis fosse tra le prime due, le prime tre scuole più grandi, credo per numero di iscritti, di studenti, la più grande, poi credo che sia l'unica scuola privata che è parificata per rilasciare diploma, comunque, voglio dire, sì, è una struttura importante. E quindi tanti allievi, tanti approcci diversi, tante realtà diverse, no? La difficoltà più costante, no? Che magari trovi nel primo approccio, magari proprio nello sviluppare un percorso, no? Perché magari tu trovi un ragazzo che bene o male arriva un po', io lo dico sempre, un po' come un foglio bianco, no?
che esce alla fine di un percorso di 4 anni, se non sbaglio, che comunque sia deve essere in grado, no? E magari tu riesci a seguirli per un periodo. Qual è la preoccupazione maggiore che hai? Nel senso che guarda, la preoccupazione iniziale è soprattutto quella di cercare di capire il prima possibile chi ho davanti, perché comunque non c'è solo uno studente o qualcuno che ti paga perché gli vengano trasmesse delle nozioni, ma è una persona che ha il suo carattere, ha la sua sensibilità, ha una sua realtà, cioè c'è quello, il ragazzino di 15 anni che gli hanno regalato il basso e magari poi diventerà un musicista professionista, o quello che poi magari lo abbandonerà, però vuole capire e ha l'entusiasmo di chi è pazzo per i Green Day, e tu devi cercare di rispettare quell'entusiasmo, cercare di veicolarlo e usare quell'entusiasmo per portarlo verso delle nozioni magari che vanno al di là di quello che serve per suonare un brano dei Green Day. Poi c'è la persona magari di 40 anni, 50 anni che fa un altro lavoro, però c'ha il fuoco dentro della sagra della musica, c'ha passione, ascolta più musica lui di me, e quindi devi cercare di rispettare la realtà, perché ci sono tante le persone, ognuna è diversa, per cui credo che, ed è un momento di grande responsabilità l'insegnamento, perché di fronte, ti ripeto, una persona che si apre e ti mostra la sua ignoranza, nel senso proprio vero del termine, cioè che lui non sa, ti dà col mare. E quindi voglio dire, comunque un momento di in qualche modo di entusiasmo, ma anche in cui la sensibilità della persona esce fuori. Quindi cerca subito di capire il più, diciamo, prima possibile chi ho davanti, cercare che, anche se poi ovviamente nel St. Louis ci sono un percorso didattico ben preciso, però cercare di usare quelle che sono le caratteristiche della persona che ho davanti, le passioni, la musica, cioè io se mi arriva uno che è pazzo per gli Iron Maiden, non gli dico no, no, te devi sentire Duke Ellington, no. Spesso e volentieri sono riuscito a partire dal Gallop di Steve Harris per portarlo verso lo Shuffle, poi verso lo Shuffle andiamo verso Robin Ford, poi da Robin Ford lo riesco a portare verso Stevie Ray Vaughan, cioè piano piano ci arriviamo forse a blues e magari a Duke Ellington, capito? Cioè nel senso, cercare di sfruttare quello che è la passione e specifica di ognuno, perché quando uno vuole imparare uno strumento ce l'ha sempre una musica che gli piace di più, è rarissimo che ci sia qualcuno che è veramente un foglio bianco aperto a tutto, di solito nasce sempre dalla voglia di suonare qualcosa di e cercare di sfruttare quello, ovviamente rimanendo all'interno di un percorso didattico ben preciso, che è preciso perché ormai è testato ed è sono gli steps giusti da fare per arrivare poi. Però insomma, è bello quando gli studenti che sono partiti con i Dream Theater, dopo 3-4 anni fai un laboratorio di musica dal vivo con loro e gli fai suonare Chromazone di Mike Sterno, gli fai suonare Beirut di Steps Head, e gli vedi che, capito, la passione si ingarellano, come si dice a Roma. Quindi insomma è una, la vivo come una grande responsabilità, anche una grande gioia, perché alla fine in questo scambio è anche una maniera per ricaricarsi noi, capito, rispetto alla musica, cioè il loro entusiasmo comunque spesso e volentieri mi sono reso conto che mi arrivava e mi faceva tornare a me l'entusiasmo verso certe cose che magari l'insegnamento dopo 7, 8, 9 ore di insegnamento uno un pochino è lesso, no? Invece ti arriva uno che ti dice, oh, ma se tu senti questo pezzo, guarda, è una cosa bellissima, e tu insomma, dice dai, sentiamo, e ti arriva quella passione che forse noi magari in qualche maniera spesso perdiamo, perché c'è una quotidianità rispetto alla musica che chi invece magari fa un altro lavoro, un'altra realtà non può avere, insomma. Quindi è un'esperienza in cui dai ma anche ricevi spesso. Bene. No, ci tenevo, fatto poi, bene, ti ringrazio. Poi considerando che appunto vedi tanti ragazzi, poi ugualmente qualcuno vedrà l'intervista. Speriamo. Lo auguro. Progetti futuri, qualcosa mi accennavi prima, ma te lo richiedo perché sembra giusto dopo Koi che è uscito, ma a maggio dell'anno scorso. E dunque adesso a metà giugno, entro giugno uscirà un disco dal vivo, credo soltanto in versione digitale,
Pelare Noise, che è l'etichetta, l'etichetta di Koi, di Frequent Flyer, dei Naked Fruit, di okay. Berserk, di un sacco di, ormai ci ho fatto credo 7 o 8 dischi, quindi insomma viva la Rare Noise di Giacomo Bruzzo e Raldo Bernocchi. Che tra l'altro è difficile trovare, scusami se interrompo, un'etichetta che investa su una musica di, non di nicchia, che comunque beh, insomma, è la grande musica di massa, certo, che ha sicuramente dei numeri più piccoli, ma io quando trovo degli, diciamo, non autori, comunque sia degli, delle etichette così coraggiose, mi piace sottolinearlo. Fai bene, infatti ringrazio, oggi lo sottolineiamo insieme. Sono preziose come cose. Anche perché io comunque l'ho contattato, l'ho scoperto la Rare Noise, spendiamo un minuto perché sì, ci tengo a dire, perché è una storia interessante. Cioè, ci fu un disco di per raccogliere fondi per Nick Carn, il bassista di Japan, che è una mia passione, sia la band sia lui, perché aveva un tumore al cervello, infatti poi poco dopo è morto, diciamo. C'era un disco per raccogliere fondi che io comprai, acquistai, poi avevo finito di lavorare, avevo finito io, diciamo, autoproducendolo, il primo disco dei Naked Fruit, il progetto che avevo con Kwon Wu, appunto il trombettista del Pat Metheny Group, Pat Mastelotto, il batterista dei King Crimson, Roy Powell, che è questo pianista inglese che vive in Norvegia, e cominciavo a cercare l'etichetta. Andai, telefonai, contattai varie etichette, diciamo più o meno prog oriented, anche se non è un disco probabilmente di prog, però non è neanche di jazz tradizionale, sono sta un po' in mezzo, tanto per cambiare, c'è un po' di tutto, e molte mi rispondevano, sì, però sai, non è avant prog, noi siamo più avant prog, dovessi contattare qualcuno che è historic prog, cioè, hanno cominciato a parlare di parole che io, scusa, non so, ti è piaciuto, l'hai ascoltato, perché sennò... Comprai questo disco per raccogliere fondi per Mick Carn, vidi Rare Noise, aveva collaborato le Rare Noise, li contattai scrivendo in inglese, poi ho scoperto dopo 3 email faticosissime scritte in inglese che Giacomo Bruzzo è un italiano che vive a Londra da 20 anni, insomma. E glielo feci sentire e lui lo ascoltò e insomma poi alla fine è partita questa collaborazione, nella quale ovviamente non è che c'è mai, non è che io ho un contratto per cui qualsiasi cosa gli propongo lui mi dice sì o me la pubblica, quindi comunque è un rapporto che ogni volta, come dire, cresce, porta a qualcosa, ma ogni volta non dico che non riparte da zero, però su ogni progetto si riparte della serie, ho fatto questa cosa, ti interessa, quando poi farlo, c'è quello che succede con qualsiasi tipo di etichetta. Esce entro metà giugno, entro giugno, questo disco dal vivo che è Frequent Flyer Live, praticamente un quartetto, abbiamo fatto un concerto in uno studio di registrazione, quindi col pubblico ci sono io, c'è Pierpaolo Ferroni alla batteria, c'è Angelo Olivieri alla tromba e c'è Alessandro Guissa al pianoforte e elettronica, e c'è ospite Sharif, un cantante che viene dalla Libia, su un brano. È un disco bello perché comunque è un disco dove credo di essere riuscito veramente a avere la freschezza, l'impatto, quella sensazione del live in cui ascoltando ti rendi conto che noi ci stavamo guardando, insomma, e allo stesso tempo è registrato benissimo perché è registrato in studio, quindi insomma ed è un disco importante al quale tengo molto, e uscirà a giugno. Sto cominciando a lavorare al seguito di, non di, in qualche modo è un album solista, quindi sarà l'album solista dopo Koi, però è più simile a Frequent Flyer, che era il disco precedente, l'album precedente solista. Cioè ci sono un sacco di ospiti, varie line-up su ogni brano, sono cose anche forse non molto diverse fra loro, però comunque diverse fra loro, insomma. E ci saranno ospiti, poi magari ne riparleremo. Sì, era solo... Poi c'è un progetto sul quale sto lavorando insieme a Michele Rabbia, con Rita Marco Tulli, Andy Shepard, Ivan Arset e anche altri, però insomma è il quintetto di base questo qua. E poi non so, un sacco di cose. Poi diciamo chi si ferma è perduto, ma anche chi va piano, perché qui bisogna. Ma tu lo sai, perché voglio dire, Stefano è montato questo impero. No, mi piace. Stai seminando un sacco e stai raccogliendo anche i frutti, ma è giusto che sia così, insomma, te lo meriti. Diciamo pubblicamente. Grazie a tutti. Tanta ammirazione. Mi piace, diciamo, mi piace che si parli di basso sostanzialmente. Perché dai, è uno
strumento che è sempre un po' distrattato, i chitarristi sono sempre quelli figli, e invece dai, per carità, i chitarristi sono sempre figli lo stesso, eh? Sì, ma anche i bassisti hanno qualche freccia da scoccare, dai. E quindi dai. Bene, io direi che sostanzialmente poi dobbiamo stare attenti un po' con i tempi, perché Lorenzo suona, come dicevo, al Mirri in quintetto con... Il quintetto di Massimo Nuzzi, qualche c'è Pierpaolo Ferroni, Alessandro Guisse, c'è Carlo Conti al sassofono. Diciamo è quello che si chiama un evento privato. Ok. E facciate però una cosa molto interessante su Take Five. Sì, è una specie di rielaborazione di Take Five che si costruisce piano piano, in modo che non ognuno di noi suona una parte che è stata scritta, in modo che da sola non faccia capire che è Take Five, ma poi quando siamo tutti insieme a suonarla è Take Five. Quindi è una cosa scritta da Massimo Nunzi, da Massimo Nunzi in maniera scientifica, che poi dopo quando si va a comporre è Take Five. Interessante. È interessante, interessante. Le prove, diciamo, il soundcheck, le prove alle 7:30 di mattina l'hanno resa ancora più interessante, però va bene, perché era un 5 scale. Era magari 4:30. Però diciamo che l'evento è a luna, per cui insomma andava fatto in questo, poi prima che arrivasse, diciamo, il pubblico. Perfetto, ottimo. Grazie ragazzi per chi ha partecipato alla diretta. Vedo che comunque sia. E i commenti ci sono, anche se il telefono è lontano. Speriamo che sia sentito. Comunque abbiamo registrato entrambi, poi la ritrovate direttamente sul canale YouTube. Ringraziamo Lorenzo per essere passato. Io ringrazio solo le persone, i marchi che mi seguono, certo, da tanto tempo, che sono Mark Bass dal giorno zero, come si dice. Ma ne parlavo poi quando andammo direttamente, esatto, al Mark Bass del puro, diciamo. Esatto. E Tommaso Galli Strings, e la Cort, che alla quale mi sono legato ormai da un paio d'anni, e sono. Infatti qua ho dato un Gentelli in 5 che suona. Per essere passivo ho sentito una quinta corda, tra l'altro, sì, eccezionale. Captate dai microfoni, vediamo, però è veramente interessante. Niente, ci salutiamo di qua di là, adesso mi alzo, stacco la telecamera, ciao, ho 3 telecamere oggi, quindi è meglio di uno studio. Ciao Obama. Ciao, grazie, ciao.